Buonasera, ben trovati a Focus TG. Parliamo ancora della vicenda di Caerano, non tanto per focalizzarci questa volta sul problema nomadi che abbiamo toccato più volte, ma sul problema della carenza di organico degli operatori quando gli amministratori locali, come appunto è un sindaco, devono trovarsi a fronteggiare situazioni del genere. È una riflessione che fa il collega del sindaco picchiato di Caerano, questa volta chiaramente del capoluogo, ovvero di Treviso. Da referente per gli enti locali della Lega, il primo cittadino di Treviso, Mario Conte, guarda dall'ottica dell'amministratore quanto successo una settimana fa a Caerano San Marco, dove il sindaco Gianni Precoma è stato picchiato da tre rom, padre e due figli. Al di là dell'inchiesta e del dibattito che ne sono scaturiti, Conte pone l'accento sul fatto che il sindaco sia dovuto andare da solo a intimare ai nomadi che poi l'hanno aggredito di lasciare l'area che avevano occupato. La cosa grave è che un sindaco debba intervenire da solo, perché in un comune come Caerano San Marco ci sono soltanto due agenti di polizia locale che in quel momento non erano nemmeno in servizio. Credo che sia necessaria una riflessione proprio sul ruolo del sindaco e sugli strumenti che un sindaco ha per poter amministrare al meglio il proprio territorio. Non è possibile che succedano episodi come questi. Fondamentale è che un sindaco possa agire in massima sicurezza per il bene dei suoi cittadini e anche di se stesso. Necessario quindi avviare un ragionamento, dice, avendo già chiari i meccanismi che andrebbero aggiustati. Bisogna intervenire sugli organici dei comuni, qui la gente continua ad andare in pensione e non vengono riassunte nuove forze, e quindi è inimmaginabile pensare che un comune come Caerano San Marco abbia soltanto due agenti di polizia locale. Già il numero di per sé fa ridere, se non fosse una notizia veramente tragica. Quindi è fondamentale andare a rivedere gli organici e soprattutto andare a riequilibrare quella discrepanza che c'è tra il sud dell'Italia e il nord, dove invece al sud hanno il problema opposto, eccetera. Di dipendenti, mentre al nord, dove siamo sempre stati virtuosi, ci troviamo con comuni sotto organico, compreso quello di Treviso, che però ha dei numeri più importanti rispetto a Caerano. Il problema della sicurezza attorno alla stazione di Padova, per rimanere su problemi legati strettamente ai sindaci, è annoso. Insomma, parliamo di una situazione che ha problemi da almeno tre decenni, quindi non c'erano riusciti i sindaci precedenti, neppure c'era riuscito Bitonci, non ci sta riuscendo ancora neanche Giordani a sistemare del tutto la questione stazione, nonostante si fossero aperte delle attività che, pensate, però devono ritirare i tavolini, perché questi tavolini diventano un punto di aggregazione del malaffare. Lo sbarco del KFC in stazione era stato salutato come la soluzione dei problemi. Gente in stazione, movimento per combattere quello che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. I tavolini non ci sono, resta in bella mostra la struttura grigio scuro con l'inconfondibile marchio, simbolo del pollo fritto fast food in tutto il mondo. Si sono resi anche loro, gli americani, che già sin dall'inizio avevano lanciato un monito ai malintenzionati, e in questa zona ce ne sono molti, a evitare minacce ai dipendenti o comportamenti aggressivi, pena telefonata alle forze dell'ordine. Il plateatico del ristorante, 40 posti circa, doveva rappresentare la rinascita dell'area. Hanno vinto ancora gli spacciatori. I dipendenti, che non parlano al microfono, dicono che la situazione era difficile. Da qualche giorno, con i clienti solo all'interno, si sta meglio. La stazione intanto continua a presentare un biglietto da visita più che modesto per la città. Da dove arrivate? Milano. Come trovate la situazione qui in stazione a Padova? Non bellissima. Vecchiume? E anche un po' così trasandata? Abbastanza, sì. Meglio Milano? Sì, forse sì. Per ora a perdere è la città di Padova. L'impegno c'è stato, ma la partita segna una sconfitta. A nulla è valso neppure togliere le auto dalla via, dove si alternano negozi multietnici, negozi chiusi. Come chiuso da anni resta l'Hotel Monaco. Idee ne sono state proposte tante, in parte anche realizzate. Il viale che adesso è intitolato a Norma Cossetto, il boulevard, era nato proprio con l'intenzione di creare una promenade, una passeggiata a ridosso della stazione di Padova. Per ora nessuna ha funzionato.
Tentativi che ovviamente prevedono non solo l'impegno delle amministrazioni comunali, ma anche quello delle forze dell'ordine e anche di una legislazione adeguata, perché diciamo la quotidianità è più simile a quella di questo servizio. Era partito da Roma il suo viaggio in treno lungo la penisola con un borsone pieno zeppo di marijuana. Prima tappa della giornata a Bologna, da dove su un convoglio locale aveva raggiunto alle 10.15 la stazione di Padova. Ferma, in attesa a un binario dove non sarebbe a breve partito alcun treno, la giovane donna, una nigeriana di 23 anni, ha attirato l'attenzione degli agenti della polizia ferroviaria. La donna è stata accompagnata in ufficio per l'identificazione e qui il contenuto della borsa si è paventato in modo inconfondibile, saturando la stanza dell'odore di cui gli agenti hanno immediatamente capito la natura. Aperte tutte le finestre, la polizia ha chiesto alla donna cosa ci fosse nel borsone. Dopo aver tentato di negare che la valigia fosse sua, la donna si è arresa. Dalla borsa sono saltate fuori 6 confezioni di marijuana per un peso di 6 kg. La donna, richiedente asilo per motivi di protezione internazionale e finora incensurata, è stata arrestata. Un assalto in villa a Jesolo, questo a Ferragosto, nella zona che è più turistica, non si può. Poco più di un anno fa era stato rapinato nella hall dell'hotel mentre prestava servizio notturno. Il rapinatore, poi arrestato, lo aveva colpito in testa col calcio della pistola, obbligandolo ad aprire la cassaforte, ed era fuggito con quasi 20.000 euro più altri 2.000 dollari. Ora l'incubo peggiore si è ripetuto ancora una volta per un albergatore jesolano di 55 anni, svegliato di soprassalto nel cuore della notte da 3 rapinatori che avevano preso di mira la sua villetta. Entrati da una finestra, volto travisato, decisi e senza scrupoli, i malviventi hanno legato il padrone di casa e lo hanno malmenato fino a che non gli ha indicato dove fosse la cassaforte. L'albergatore è stato chiuso in una stanza mentre il terzetto si occupava, munito del necessario armamentario, a sradicare letteralmente il forziere dal muro per poterlo scassinare altrove con comodità. Sul posto è poi arrivata la polizia, allertata dallo stesso padrone di casa, non appena è riuscito a liberarsi. Pesanti le conseguenze del raid: tra il denaro contenuto nella cassaforte e i danni del suo sradicamento supererebbe i 10.000 euro. È in corso ancora il primo weekend in cui, assieme al controesodo, si sommano i gitanti di un bel weekend estivo, e quindi la conseguenza è il traffico in tilt in gran parte della viabilità della regione. Primo weekend di controesodo d'agosto e le previsioni della vigilia sono state confermate. Traffico intenso e code su tutte le principali arterie della regione, da e per le località di vacanza. Litorale, laghi e montagna veneta presi d'assalto per il ponte di Ferragosto cominciano a registrare i primi rientri, ma anche gli arrivi di chi ha scelto la seconda parte d'agosto per le ferie. Rallentamenti e incolonnamenti hanno caratterizzato tutta la giornata, anche per alcuni incidenti che hanno ulteriormente aggravato la situazione. Code fino a 7 km stamani in A4 tra Spinea e Padova Est per un tamponamento tra auto. Traffico molto sostenuto anche nelle due carreggiate della A4 in prossimità delle località del litorale, in particolare nell'area di San Donà di Piave e La Tisana. Un lungo serpentone di auto anche verso la montagna stamane, coda in A27 direzione nord dalla Marca fino a Pian de Vedoia e all'innesto con la 51 di Allemagna. E bollino rosso è previsto anche per la giornata di domani. Bollino rosso. E ricordiamo a tutti che significa che il traffico è assolutamente intenso su tutta la rete viaria principale e suscettibile di imprevisti che lo possono congestionare e bloccare in qualunque momento, trasformandolo in cosiddetto codice nero, cioè traffico bloccato e quindi code, lunghe code e disagi per la circolazione. La raccomandazione per chi deve mettersi in viaggio è sempre quella della prudenza, informandosi sulle condizioni del traffico. Si ricorda che il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, che oggi si è concluso alle 16, riprenderà domani, domenica, dalle 7 alle 22. C'è parecchio traffico nei boschi anche per i cercatori di funghi, ma ne parliamo dopo la pausa.